sapete, quella appena trascorsa non è stata per nulla una settimana felice per me. Sì, è vero, la scorsa puntata ho mantenuto il mio titolo, sconfiggendo di nuovo quella nullità di Paolito. Ma quello che è successo dopo è stato veramente uno schifo totale. Io e la mia compagna avevamo già lasciato l'arena dopo che ci era stato detto che il nostro impiego per la serata era finito e che quindi potevamo anche congedarci dallo show. Per cui ho pensato bene di portare fuori a cena la mia Vale per festeggiare la mia vittoria, il quale schifo assisto dalla TV. La Vale M che conquista il titolo femminile, titolo per il quale la mia donna era già divenuta prima sfidante ufficiale. Ma questo è uno scandalo! Ed ora vorrei, anzi esigo, che il nostro general manager esca qua fuori e mi dia una spiegazione valida per lo scempio proposto la settimana scorsa. Forza Gabri, vieni fuori se hai le palle per dare una spiegazione di tutto ciò a questa gente. Sì, sempre che tu ce l'abbia, una spiegazione valida. Awesome! I came to pay to pray, there's a price to pay. Time for you to get down on your knees. I came to say goodbye to the good old days. They're never coming back, much as you know. I came to pray. Cosa? Tu vuoi che io faccia cosa? Io sono il general manager ed il mio compito è quello di mandare avanti al meglio questo spettacolo. Ergo, compio la decisione che ritengo migliore per lo sviluppo del mio show. Sai, Spirandeo, invece di preoccuparti tanto di cosa deve fare la tua donna, dovresti preoccuparti di quello che devi fare tu. Perché c'è qualcuno che dice di avere ancora un conto in sospeso con te, per cui è di lui che ti dovrai preoccupare questa sera. Per cui bando alle ciance e facciamo entrare lo sfidante. Ah, Spirandeo, dimenticavo di dirti che il vostro incontro sarà un last man standing match. I spit in the face of people who don't want to be cool. Devo dire grazie al nostro boss. Un last man standing è proprio quello che ci voleva. Perché ora, caro Spirandio, la lezione che ti darò sarà davvero cool. And I spit in the face of people who don't want to be cool. Una nuova possibilità dunque per Paolito di riprendersi quella corona. Ce la farà quest'oggi a riuscire a riconquistare l'alloro o soccomberà come settimana scorsa? Intanto vediamo che il match è iniziato e subito Spirandeo, come la settimana scorsa, si prende il controllo del match. Spirandeo, serie attacchi, spallata in corsa, stile football, devastante questa manovra introdotta da Spirandeo nel repertorio. Ed ora lo stesso Spirandeo toglie un cuscinetto all'angolo, ma Paolito è abile a braccarlo alle spalle e a metterlo a terra. Ora è lui che prova a indebolire le difese del rivale. Spirandeo però, senza esitare, porta Paolito all'angolo e lo schiaccia con una clothesline. Ancora Spirandeo, trascina Paolito sull'angolo scoperto e attenzione, ferita per l'idolo di Sarsina, la cui testa viene sbattuta ripetutamente sull'angolo esposto. Paolito barcolla la ferita, annebbia la sua vista e Spirandeo lo spedisce giù dal ring con un calzone.
lotta fuori dal quadrato ora. Ecco, Spirandeo ancora affonda con una serie di ginocchiate alla testa. Eh sì, Spirandeo sta proprio dimostrando di essere superiore all'atleta di Sarsina. Ancora Spirandeo. La contesa si sposta sulla rampa d'ingresso, ma è sempre Spirandeo che affonda, non cambia il ritmo del match. Spear, devastante spear di Spirandeo che ora taunt money. Quindi Spirandeo pare intenzionato a chiudere le ostilità. Sperry Buster! Paolito schiantato sulla rampa d'acciaio! Ed ora si attende solo il conteggio dell'arbitro. Paolito pare proprio non riuscire più ad alzarsi, una batosta devastante quella che si è preso oggi. Conto di 10, Spirandeo ha vinto il match. And your winner and still Intercontinental Champion, Spirandeo! Hai detto bocchino, bocchino, bocchino. Me la pagherà molto cara. Devo riuscire a trovare qualche soggetto dalla mente facilmente soggiogato, così da potermi servire di loro per attuare un piano di vendetta. Bocchino, preparati, perché la mia furia presto ti colpirà. Ehi, hey boss, mi permetta una domanda. Lei sa che l'ho sempre rispettata in quanto il capo, ma ora mi deve una spiegazione. Come mai ha fatto quello che ha fatto la settimana scorsa, costando così il titolo alla mia donna, eh? Ehi, hey, bocchino, calma. So perfettamente che potrei essere contrariato dalla decisione che ho preso. Tuttavia, come ben sai, io sono il general manager, sono un uomo d'affari. E come tale ho l'obbligo di valutare tutte le strade possibili per poi scegliere la più vantaggiosa per me e soprattutto per questa azienda. E dal momento questa decisione che ho preso era quella che conveniva di più a tutti. Sai, la Margherita è da settimane coinvolta in questa storia tra te e Mr. Morici, per cui ritengo non abbia la serenità e la mente libera per dedicarsi completamente alla difesa di quel titolo. Ergo, ho preferito ricorrere ad una nuova campionessa che sappia tenere alto il nome della divisione femminile senza avere altri pensieri che le passano per la testa. E so che tu, bocchino, riuscirai a capire di certo che ho fatto la scelta giusta. Ok, ora vado, ma stia attento a non passare il limite in futuro, chiaro? Non ti fare illusioni, caro bocchino dei miei stivali. La settimana scorsa hai vinto solo per fortuna. Hai colto al meglio l'unica mia distrazione imprigionandomi nella tua mossa. Bravo, ti faccio i miei complimenti. Ma ora esigo una rivincita e ti dimostrerò che tu mi hai battuto solo per puro caso. Andrea, perché vuoi farti del male a tutti i costi, eh? Lo sai che sono più forte di te e ne hai subito le conseguenze anche la settimana scorsa, mi pare. Ed allora perché ti ostini? Non vuoi proprio smettere di far figuracce davanti a questo pubblico? Dai su, fai il bravo, non mi far arrabbiare oltre e vai a fare i tuoi giochini di magia da un'altra parte, che io ho cose più importanti a cui pensare. Con te ho già perso anche troppo tempo.